Buonasera ragazze, benvenute in un nuovo vlog, vlog serale, perché stasera sono sola. Riccardo è uscito con un paio di amici a bersi una birra, a mangiare una cosina e io sono qui che ho pensato di farmi un arrotolato kebab. Visto che in tantissime mi avete chiesto di farvi vedere, ho pensato di fare un piccolo vlog appunto stasera in cui lo preparo e lo mangio con voi. E niente, Federico non c'è, è con suo papà e Alessandra sta dormendo, quindi prima che sia ora di ridarle da mangiare, mi conviene spicciarmi. Allora, ho messo in padella appunto il kebab di pollo e lo faccio saltare, lo faccio rosolare, giusto che venga un po' di crosticina, venga un po' più croccante e bello cotto, insomma. E lo faccio saltare bene e poi sulla piastra vado a scaldare la piadina e la farcirò appunto a piacere, quindi si può mettere il pomodoro, si può mettere la maionese, il ketchup, insomma potete condirlo come più vi piace, anche la cipolla. Io non l'andrò a mettere perché già il kebab di pollo è molto speziato e molto gustoso, quindi non andrò ad aggiungere proprio la batosta finale con la cipolla, quella la evito. E niente, quindi attendo che si rosoli bene. Pollo, kebab pronto e ho messo già a scaldare la mia bella piadina. Io tendo a lasciarla, a non farla super super cotta perché altrimenti poi non riesco ad arrotolarla bene perché si va a rompere. Vado a mettere il mio kebab, non troppo perché altrimenti non mi si chiude più. Così. E poi all'interno ci metto tutto quello che mi piace, quindi maionese, ketchup, quello che volete, anche pomodoro. Eccoci qua. Allora, vi faccio vedere come l'ho fatto, non sono più riuscita a filmare. Comunque io lo metto o nell'alluminio o nella pellicola. Adesso ho finito l'alluminio, quindi l'ho avvolto nella pellicola per mantenerlo più morbido. E poi ho lasciato aperto il sopra e ho chiuso il sotto perché tendenzialmente mi esce sempre tutto da sotto, quindi lo chiudo. E buon appetito perché io ho famissima, mi bevo un po' d'acqua. Ho una fame da lupi. Spero che la piccolina mi faccia almeno mangiare perché ho fame. E niente, sto pensando a cosa raccontarvi nel frattempo, visto che mangio, anzi ceno con voi. Questo cane qua abbaia sempre. Il nostro cortile. Buona. Alla fine dentro ci ho messo carne, insalata, ketchup e maionese, poco, poca salsa. Molto buono. Ci andrebbe quella salsa yogurt che mette sempre il kebabaro. È buonissima, però non ce l'ho. Una salsa un po' particolare e poi forse ci stava bene anche il pomodoro, però non l'ho voluto mettere per non caricarlo troppo, perché essendo piadine normali, essendo che non sono così brava come loro a farlo, sarebbe uscito tutto, quindi ho preferito andarci cauta. Buono, mi piace, mi soddisfa. Voi quest'anno lo guarderete Temptation Island? Io ho un programma che adoro da morire. Io e mia nonna tutti gli anni lo guardiamo, anche Ricky se lo guarda con me. Ci divertiamo a commentarlo. Se non ho capito male, inizierà lunedì sera.
Fatemi sapere in caso, sempre nei commenti, che è il nostro metodo di scambio idee e consigli, se vi piacerebbe magari che io commentassi le puntate o con un video dedicato oppure in qualche vlog in cui ve ne parlo così, però magari non a tutti può interessare, quindi fatemi sapere qui sotto in caso se volete proprio un video dedicato in cui commento, vi dico la mia. Oppure se non me ne frega niente, insomma. Perché per assurdo io e Riccardo ci divertiamo a proprio commentarlo, nel senso, succedesse a te, succedesse a me, tu cosa faresti? Lo accetteresti? Ma secondo te ha reagito bene quella persona? Cioè, ci divertiamo in questo modo. Veramente buona. Ma soprattutto ne avevo un sacco voglia. Devo dire la verità. Questo kebab di pollo. Non trovo tutta questa differenza da quello del kebab baro, che non so cosa ci sia dentro, ma di sicuro non è pollo. Quindi è una versione un po' più sana e vi assicuro altrettanto buona. Quindi se non l'avete provato, provatelo, fatelo in casa. E se lo provate a fare proprio come l'ho fatto io, l'arrotolato, taggatemi su Instagram, mi farebbe molto piacere, o mandatemi la foto, la storia in cui fate vedere il vostro arrotolato. Sono curiosa di vedere come vi è venuto a voi. Sarei tentatissima di farmene un altro, veramente buono, e ho anche avanzato della carne, però non voglio riempirmi troppo. Tra l'altro, in tantissimi mi state chiedendo se sto allattando Alessandra esclusivamente in maniera artificiale. No, la sto sempre allattando al seno, però mi avete visto comprare il latte, ho preso quello dell'umana che da quel che ho capito è il migliore, perché la pediatra mi ha consigliato di aggiungere giusto 20-30 per aiutarla a prendere ancora un po' di peso, perché non ne ha preso così tanto, ne ha preso, ma manca quel pochino, e quindi mi ha detto di integrare con questo poco solo durante il giorno, non di notte, perché già così si deve abituare, rischierei una nottata di coliche praticamente. Però sta bene, tutto bene. Fame. Acqua. Mi sto tagliando la testa praticamente. Però è l'unico modo perché si vedesse un minimo il piatto, anche se in realtà non si vede comunque, ma dettagli. Domani sarà una giornata intensissima, veramente piena, piena di cose da fare. Al mattino dovrò fare la torta salata da portare domani sera, che saremo a cena da mio suocero e family. Poi a pranzo forse, non è sicuro, ma forse andremo a mangiare il sushi Eriki, che appunto ci teneva a portarmi da quando ho partorito, che vuole portarmi a mangiare a pranzo, a cena il sushi. E quindi probabilmente andremo domani, non è ancora sicuro, ma è molto probabile. Poi al pomeriggio alle 3 dobbiamo vedere una coppia di amici che vengono a trovarci per vedere anche la bimba, per farci un saluto, che capitano qui da queste parti. E se ci va, ci prenderemo anche un caffè, un gelato, insomma, da qualche parte. E poi appunto alla sera saremo dalla famiglia di Riccardo, quindi insomma, giornata stra piena. Ci sarà da ridere domani. Devo ammettere
Sono molto felice che Riccardo sia in ferie. Ci siamo proprio mancati. Mi fa effetto sapere che è sempre qui con me, sempre disponibile. L'idea di averlo ancora con me una settimana intera, più weekend, veramente io sono la donna più felice del mondo. Mi sentivo proprio sola. Non è facile con un neonato non avere il proprio compagno, il proprio uomo, il papà di tua figlia vicino, perché lavora tanto. E quindi sto bene, veramente felice. È un bel periodo. E niente, quindi ci stiamo molto coccolando, diciamo. Ahimè, è finito. Uffa. Però devo ammettere che è veramente buono. Penso che metterò quella carne da parte, la metterò in frigo e magari lo farò assaggiare anche a Ricky. No, domani no, perché sia a pranzo che a cena saremo fuori, però magari domenica. Mi sento meglio. Sapete cosa ci starebbe bene adesso? Mezza piadina con la Nutella, però faccio la brava e non lo faccio. Quindi adesso lavo i piatti, lavo le padelle, metto via la carne e poi mi rilasso un po'. Mi sto guardando, anche se in realtà l'avevo già vista diverse volte, mi sto riguardando dalla prima, proprio dall'inizio, la serie dei Cesaroni, perché io ho Infinity che mi piace tantissimo. Sono sincera, mi piace un po' di più rispetto a Netflix, perché la trovo più varia, c'è un po' più di tutto e poi ci sono film molto recenti che magari mi sono persa. Molto carino, e soprattutto trovo anche le repliche che ci sono su Mediaset, anche se quelle si possono vedere anche su Mediaset Play, però c'è proprio di tutto, dai programmi alle serie, ai film, tutto. E l'avevo fatto perché mi hanno mandato un'offerta, quindi l'ho colta al volo. Per tutta l'estate pago circa 2 o 3 euro al mese, 2 euro qualcosa. E quindi niente, poi ci sono appunto i Cesaroni. È un telefilm che mi aiuta proprio a staccare la testa, nonostante sia vecchio, nonostante io l'abbia già visto e stralivisto. È una di quelle serie, come anche Grey's Anatomy, nonostante siano due serie completamente diverse, però proprio che mi prendono così tanto che riesco a non pensare a nulla. Io quando non voglio pensare a qualcosa mi guardo quella serie lì, una di queste due serie, passo proprio, stacco proprio il cervello. E quindi niente, adesso sono nella fase, mi sono guardata Stalker, mi sono guardata, ce n'era un altro, non mi ricordo più il titolo, poi ve lo dirò. Molto bello, se avete Infinity ve lo consiglio, sia Stalker che quest'altra, che però porca miseria non mi viene il nome, non mi ricordo. E niente, adesso quando all'atto, la cosa comoda è che lo posso guardare anche dall'app sul cellulare, quindi mi guardo la mia serie preferita mentre all'atto, mentre devo passarmi quell'oretta tra virgolette un po' ferma, seduta, tranquilla, e quindi mi guardo un po' la mia piccolina, mi guardo un po' la mia serie preferita, insomma mi rilasso in questo modo qua. Ragazze, io mi alzo, perché altrimenti se continuo a guardare il piatto vuoto mi faccio un altro kebab, quindi è meglio di no, e mi vado a lavare i piatti e ci vediamo tra poco. Mi sono guardata due puntate dei Cesaroni. Adesso mi strucco e poi mi voglio fare una doccia, mi cambio perché ho bisogno proprio di una rinfrescata, perché stamattina ha fatto veramente veramente caldo e poi oggi invece si è rinfrescato tantissimo perché qua ha diluviato proprio. Mia, cos'è sto ciuffo?
E niente, mi avete fatto morire dal ridere perché mi avete scritto in tantissime che ho detto riguardante la box, la degusta box, senza glutine anziché senza glutine. Perdonatemi, sapete che le mie ore di sonno sono sempre poche e quindi ogni tanto do di matto e non so neanche quello che dico, però sono contenta di avervi strappato un sorriso. Questo per me è sempre fonte di orgoglio perché il sapere di mettervi di buon umore, di rallegrarvi una giornata storta, insomma, per me è davvero una grande soddisfazione, più di qualsiasi altra cosa. E quindi, insomma, vi ringrazio perché mi scrivete sempre che, insomma, che vi rallegro la giornata, che vi tengo con tanta compagnia, quindi, insomma, sono contenta perché poi d'altronde il bello di YouTube è questo, anche io guardo spesso dei video per tenermi compagnia, per pensare ad altro, per distrarmi oppure semplicemente per passare il tempo quando magari non passa o magari mentre sto lavando i piatti addirittura metto il telefono lì, insomma, per tenermi un po' di compagnia e far passare più in fretta quel momento, magari che non è che mi diverta particolarmente a lavare i piatti, come penso un po' tutte, e quindi YouTube, insomma, ti dà modo di svagarti un attimino anche con la mente, no? Quindi guardare altri vlog, altre mamme, magari ispirarmi o semplicemente svagarmi, come magari guardare un video haul che magari io non mi potrei mai permettere, come un haul Chanel, un haul Dior, un haul particolare, e quindi sognare per un attimo, no? E quindi a volte serve anche a questo. E niente, quindi questo è quanto. Io adesso ho dato una struccata veloce anche perché ho messo giusto un filo di eyeliner, non ho fatto un trucco particolarmente vistoso, quindi è venuto via abbastanza facilmente. Adesso mi lancio in doccia, mi rinfresco un attimino, poi do il latte alla piccola Ale e poi credo che mi coricherò un po', andrò a dormire perché sono abbastanza stanca. Stanotte ho dormito 4 ore. Sono cotta, si vede dalla faccia, e poi come vi dicevo domani sarà una giornata abbastanza intensa, spero di riuscire a farvi anche il vlog perché proprio adesso che c'è Riccardo a casa, abbiamo più tempo da passare insieme, sto cercando di essere un po' più presente e lui ci teneva anche molto a esserci proprio adesso che è più riposato e più a casa, quindi ci tiene a fare dei video con me, insomma, a farsi vedere di più nei vlog perché appunto è a casa. E stiamo studiando, stiamo raccogliendo un po' le vostre idee che ci avete lasciato sotto al video vlog 2 vlog fa, in cui vi chiedevo che video divertente volete vedere con Ricky. Mi avete messo delle challenge, quindi insomma stiamo decidendo quale fare e presto, quindi prima sicuramente della fine delle sue ferie troverete questo video challenge, se riusciamo anche due. Bando alle ciance, come dico sempre, ciancio troppo e vado a farmi la doccia.